Allora, signora Maria, raccontateci qualcosa della vostra esperienza nell'Azione Cattolica. Nell'Azione Cattolica, da piccola età sono sempre vissuto in chiesa, con le suore, al catechismo. Allora, da 19 anni sono rientrata nel tesseramento. Ecco, chi è stata la persona che vi ha introdotto in questa associazione? Ma non ce n'è stata persona particolare, abbiamo stati con i suori in compagnia, con i presidenti dell'Azione Cattolica, del catechismo, con il vescovo Quarembe, abbiamo fatto il catechismo e tutto qua. Abbiamo sempre continuato, ho vissuto sempre insieme. Quali erano le cose che concretamente facevate? E facevamo tutto quello che facevamo pure adesso, tutto caso grande, però tutto bravo, tutti amici, tutti insieme, tutto qua. Ci sono dei bei ricordi? E i ricordi sono questi, sempre dalla chiesa, insieme abbiamo collaborato con i sacerdoti, con le suore, insomma tutto. Perfetto, grazie, grazie. Salvatore Martire, l'Azione Cattolica, mettiamo insieme le due cose, cosa viene fuori? Io ho iniziato, sono stato presidente parrocchiale dell'Azione Cattolica nel 1961-62, ho iniziato. L'assistente spirituale era il segretario del vescovo di allora, che si chiamava Monsignor Tagliabue II. Mentre l'assistente si chiamava Don Claudio Sandra. A un certo punto, dopo tanti incontri, riunioni, adunate, disse: Salvatore, qua dobbiamo fare uno spettacolo teatrale. E ho iniziato il mio primo spettacolo teatrale come autore, attore e regista. Siamo qua. Qual era la rappresentazione? Un tuo lavoro, in effetti. Sì, erano quattro scenette comiche. Poi... Su Tursi. No, è scenette che le avevo prese dal Il Vittorioso, che era un settimanale dell'Azione Cattolica di quegli anni. Com'era Tursi in quegli anni? C'erano difficoltà sicuramente? Un po' di povertà, magari all'epoca vi erano tante difficoltà ad andare avanti. Beh, io ero appena diplomato da geometra, ero disoccupato, diciamo. Poi dopo mi sono inventato il mestiere di insegnante di matematica e dando lezioni private di matematica mi sono pagato gli studi a Napoli, mi sono laureato e poi sono diventato insegnante di matematica. Qual è la cosa più bella dell'Azione Cattolica? Della mia esperienza di Azione Cattolica? Anche un episodio particolare? Non ne ricordo, perché... Gli spettacoli di teatro ne abbiamo fatti tantissimi, dal 62 al 74. Poi iniziò per me l'avventura della pallacanestro e dovetti smettere col teatro. Ah, beh, è stato più bello. Grazie, grazie Salvatore, grazie.